Guida completa sulle agevolazioni in agricoltura 2022 è l'ebook dell'onorevole Fabrizio Santori, consigliere comunale di Roma. Un utile supporto a professionisti del settore e agli imprenditori agricoli al fine di conoscere le modalità di approccio alla ricerca dei fondi più attinenti alle proprie esigenze e conseguentemente al reperimento delle giuste informazioni al fine di individuare in maniera tempestiva le opportunità più adatte alle proprie necessità. È un ebook che è stato pubblicato dalla Maggioli Editore, appunto, che ringrazio per la fiducia e anche Fisco e Tasse, che si occupa appunto da molto tempo di aiutare professionisti, ma anche imprenditori a districarsi all'interno della giungla delle opportunità che ci sono in tutti i settori. Ma in particolare in agricoltura c'è un finanziamenti molto importanti ci sono, che sono disponibili per tutti, ma che in più hanno difficoltà appunto a cercare di prendere per poter sviluppare la propria impresa, la propria azienda. Quindi è un testo che all'interno contiene una serie di azioni che il governo sta facendo. Finanziamenti diretti e indiretti dell'Europa, PNRR, misure per lo sviluppo economico, misure per il personale, tutto è all'interno di questo testo che si chiama appunto Le agevolazioni in agricoltura 2022. È un testo completo, spesso le notizie sono frammentate, inutilizzabili e quindi inutilizzabili anche per gli addetti ai lavori. E quindi io mi propongo appunto di semplificare questa giungla e dare degli strumenti importanti per la crescita di un settore che è primario, soprattutto in questo momento di crisi, non solo in termini energetici, ma anche di guerra, di zone che appunto riforniscono dal punto di vista alimentare, l'altra parte del mondo. Maggiormente rivolto chiaramente ai coloro che poi aiutano le aziende agricole, quindi professionisti, commercialisti, geometri, tecnici agrari che consentono appunto, gli consente proprio a loro di poter poi sviluppare dei progetti in base a questi finanziamenti. Il libro inoltre è arricchito da una serie di note introduttive che danno un po' l'idea di qual è la situazione attuale dell'agricoltura stessa sotto il profilo energetico, anche per lo sviluppo economico, del ministro Patuanelli, del sottosegretario Centinaio, ma anche, ci sono all'interno una serie di istituzioni attive nel campo che danno la loro idea, impressione, quindi il presidente del CREA, ad esempio, così come l'arma dei carabinieri, che con il gruppo ex, diciamo, della forestale, conosce molto bene le tematiche del settore, le associazioni e le confederazioni del settore, direttamente con i loro presidenti che fanno un focus con una lente sulle possibilità per la ricerca e il successo appunto della ricerca sui finanziamenti che ci sono sul settore agricolo. E i distretti del cibo, gli interessi del paese sono un altro aspetto fondamentale che viene seguito nelle premesse di questo testo. Sul PNRR ci sono fondi straordinariamente importanti per sviluppare, dal punto di vista anche dell'innovazione tecnologica, le aziende agricole. Le possibilità offerte sono anche all'interno del bilancio del 2022 dello Stato e non solo, anche nel milleproroghe. Elementi di agricoltura sono presenti anche nei bilanci precedenti a quello del 2022 che si sono poi susseguiti e si susseguiranno soprattutto nei prossimi anni con finanziamenti su fondi importanti. Questo testo segue un altro mio lavoro come autore che ho fatto 2 anni fa, che si chiama appunto Aprire un'azienda agricola, sviluppa un business plan personalizzato, quindi cerca di guardare al futuro con un testo che consente con un software allegato allo stesso di poter realizzare un sogno anche per tanti che vogliono lasciare il mondo della città o il lavoro magari che sfrutta troppo proprio per buttarsi all'interno dell'agricoltura, avere magari un terreno già disponibile per poter partire da subito in questa impresa che sicuramente dà molte soddisfazioni anche se faticose.